Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come anticipato nel video precedente, in cui parlavo dell'atomizzatore nuovo, devo montare gli ugelli antideriva che mi hanno dato in dotazione, però non montati. Quindi devo utilizzare l'atomizzatore per fare il trattamento invernale. Mi sono procurato tutto ciò che mi serve per montare gli ugelli antideriva e oltre a quelli devo rimontare i vecchi ugelli classici. Quindi insomma, siamo qui adesso con le foglie che cadono per montare gli ugelli antideriva. Gli ugelli antideriva che mi sono stati forniti sono Albus CV8002 gialli. Qui c'è un buco di 2. Sì, sono tutti uguali ovviamente. Come dicevo, questo atomizzatore ha gli ugelli doppi, quindi da una parte metterò l'ugello antideriva, dall'altra parte metterò l'ugello diverso. Appunto, ho recuperato tutti qui con i classici ugelli, con il filtrino e il, non lo so, anche questi Albus da 1.2 1.5. Deciderò quali mettere. I gelli antideriva appunto mi sono stati forniti con dado per la chiusura, questo anellino di plastica che forse va qui, va a fare tenuta in fondo, ma mi è stato consigliato di metterci un O-ring o R, come lo volete chiamare, insomma, che è più adatto. Poi ovviamente farò una prova. Ok, ugelli antideriva montati. Ho cercato di metterli il più dritti possibile, però vedo che alcuni non sono molto dritti. Perché se faccio così li rompo, quindi adesso lascio fermi. Tanto devo provare a vedere se gli O-ring funzionano bene. Niente, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, lasciate un commento se volete, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!